trova un canestro importante. Ancora in attacco la formazione di maglia nera. Attenzione, ancora Trento in avanti. Palla sotto, lo scarico. Allo scadere di 24, viene data buona. E si arrabbia Bernardi tantissimo con il tavolo. Attenzione, ora si arrabbia anche Esposito, cioè, perché ovviamente ha visto che Bernardi è andato fino al tavolo a protestare. Palla data a Trieste, attenzione, un po' di proteste, più 4 Trento. Sarabia Bernardi non vuole che il canestro sia dato buono. Effettivamente anche la mia impressione era quella, che il canestro non fosse buono. Stare attenti adesso a non prendere tecnico, però, anche perché un tecnico è stato dato a Esposito, quindi deve stare molto attenti. È entrato Scarponi intanto per Trieste. Leonardo, finta Crotta, ci prova da tre, non va. Rimbalzo per Trento. Era un tiro che ci stava. Ora Scarponi, quei giocatori, secondo me, che in questi momenti si esaltano, quindi potrebbe essere l'arma in più della Cegas. Vediamo. Palla quasi recuperata da Trieste, peccato. Ancora un time out. Partita veramente interminabile. Al palla Trieste. Ed ora staremo a vedere in questo ennesimo finale punto a punto. Ricordiamo che siamo al primo tempo supplementare sul punteggio di 89 per Trento, 85 Trieste, 2:20 da giocare. Ed è così. Ed ora tutto da rifare per la formazione triestina. 8-9, 8-5. Rimessa laterale. Palla ancora per Trento, che prova da tre, non va. Palla però ancora per la formazione di Trento. 2:14. 8-9, 8-5. Palla in mano, stare attenti a non andare troppi punti indietro. Soprattutto stare attenti sui tiri da tre in questo momento. Fino in fondo il tiro, non va. Buoni rimbalzi di Trieste. Ancora in attacco Lenardon. Palla ancora per Scarponi. Palla sotto Lenardon, c'è il fallo. E vediamo se il canestro è dato buono. Canestro incredibile a parte Simone Lenardon. Buono il canestro. Andrea Lunetta con un tiro libero addizionale. Ci sarà un tiro libero addizionale. Assegno pure questo. Buoni canestro Leonardo. 8-9, 8-8, 1:43 da giocare. Ancora formazione di Trento in avanti. Pallone sotto. Fallo fischiato a Trento. Il Trieste andrà quindi in lunetta con due tiri liberi. Potrà quindi nuovamente superare gli avversari. Due tiri liberi per Trieste con Benevelli in lunetta.
anzi no, Crotta. Sembrava che il fallo fosse su Benevelli. Buono il primo. Ancora uno per lui. Buono pure questo per Crotta. Trieste a più uno, 90-89. 1:20 da giocare. Ora bisognerebbe riuscire a recuperare palla, assolutamente. Giro dorsale, il tiro che va a segno per Trento. E Trento a più uno. 1:10 da giocare. Ancora a tre la formazione triestina, che deve trovare un canestro. 91-90, Scarponi. Il tiro a tre di Bocchini che non va. Il rimbalzo di Trento, attenzione. Ora siamo sotto di uno, 50 secondi dalla fine. Non bisogna prendere canestro, assolutamente. Palla ancora per Trento in avanti, attenzione. Palla sotto, bisogna difendere bene questa azione. Palla persa da parte di Trento ed ora rimessa per Trieste. 38 secondi, più uno Trento. 37 secondi, chiedo scusa, Trieste non può tenere fino alla fine. Ma è importantissima questa azione. Si gioca la partita, 30 secondi. Scarponi rischia di perdere il pallone, l'uno contro uno. Va fino in fondo Scarponi, trova il canestro, importantissimo. In tiro rovesciato. Più uno a Cegas, 22 secondi da giocare. Trento all'ultimo possesso. 14 secondi, Trieste più uno. 92-91, 10 secondi da giocare. Attenzione, può succedere di tutto. La penetrazione, la palla stoppata ma non c'è fallo. Rimessa, time out. Attenzione. C'è state il rischio di battibecco in campo. 3 secondi e 6 decimi da giocare. Vogliono il tecnico per le proteste da parte dei giocatori di Trento, vuole il tecnico e il pubblico. Ma ora si riprenderà sul 92-91 per la Cegas. 3 secondi e 6 decimi, può succedere di tutto. Può succedere veramente di tutto. Mancano 3 secondi e 6 decimi. Tre secondi e sei decimi da giocare. Palla ora a Trento, attenzione. 92-91. Può succedere veramente di tutto, attenzione. C'è il blocco. Il tiro da tre di Trento che va a segno. Un secondo e tre decimi, attenzione. Trento più 2, manca un secondo e tre decimi. Lancio lungo, Benevelli da tutto campo, non va. E termina così, Trento espugna Trieste, 94-92, dopo un tempo supplementare. 9-4-9-2, Trento batte Trieste. A risentirci alle prossime partite da Pallacanestro Trieste.